About the question of time. If we are getting more aware of our past lives and time is not really continuous, how would that affect our life now to be more aware about the past lives? Would that be beneficial, or would that be something, okay, this is the past and now I need to learn something else? Or is, you know, is this like a continuum of lives anyway? It's una domanda sul tempo di nuovo, ma visto dal punto di vista delle vite precedenti. Queste vite precedenti sono qualcosa che rimane, qualcosa nel tempo, qualcosa che influenza invece anche il nostro presente. E the second part of your question I missed. Well, because of this, the time is not really that continuous. Would siccome il tempo non è così continuativo, would it be beneficial to integrate this, or is it more beneficial to say, okay, now is the time, and it's not so important what was. È utile andare a integrare queste parti del passato, oppure più utile lasciar perdere ma qualunque nostra eventuale altra esistenza ci influenza. Any other existence of ours, anyway, che noi lo si sappia o no, not, sicuramente può orientare alcune nostre scelte, tutte quelle che non passano dalla mente, ma che il 99% passano direttamente dal nostro corpo. 90% come through our body. Ora, e lì ci sono due paradossi. Il primo è rappresentato dal fatto che nel tempo tutto è contemporaneo. Siamo noi che distinguiamo i punti del tempo e li chiamiamo passato o futuro. Non è esattamente così. È ognuna delle esperienze, personalità, tutte le cose che abbiamo eventualmente vissuto o che stiamo vivendo si integrano in un grappolo unico, come fossero delle personalità che si attaccano a questo, un angolo di Natale, immagina le palline nell'angolo di Natale, ogni personalità è un punto diverso e quest'albero grazie a questo si sviluppa, prende colore, eccetera. Quindi è difficile dire se possono influenzare o no, visto che sono contemporanee. Sì, diciamo la soluzione in genere è quella di aumentare il più possibile il numero di palline e noi per dire lo facciamo con i sistemi preatlantidei, sono tutte delle tecniche per sviluppare altre vite contemporaneamente in altri contesti, ma non è finita lì, perché non è detto che tutte le palline che attacchiamo al nostro albero di Natale derivano da nostre vite, ma sono anche quelle che arrivano da altri. Cioè, la connessione è molto più ampia, ci sono delle linee di connessione che sono più dense e altre meno dense, quindi anche altro fa parte dello sviluppo della nostra struttura d'anima. Adesso l'ho sintetizzato, ma è un po' complicato. È semplice, ma anche complicato. So what is our part in that? What is our, is the evolution? Is it to integrate all these personalities even e if quella è la nostra parte in questo, integrare le nostre personalità anche sì, se non vengono da noi. Ma integrarle vuol dire riuscire a vivere l'attimo, vivere il momento, decidere delle linee di crescita e poi saperle seguire. È un'autoeducazione. Non è diverso un allenamento spirituale da un allenamento di un atleta. Devi fare marcia, devi fare allenamento e devi mantenere una disciplina molto marcata perché il corpo si trasformi, faccia crescere i muscoli al posto giusto e così via, così come deve far crescere le parti spirituali, è la funzione che crea l'organo, non contano gli eventi.
se hai fatto una guerra, se cosa è successo, ma contano le cose che sono rimaste dentro in conseguenza di, e quelle non hanno tempo, non sono cose o del, relativamente o del passato o del futuro, sono esperienze che ci hanno o mutato qualcosa, cambiato qualcosa in noi o non l'hanno fatto. Quindi quando si parla di una vita, la parte, se volete, più, come dire, più teatrale può essere rapportata al racconto di vivere in qualche epoca, presso qualche civiltà e così via, ma in realtà è la cosa meno importante. Può servire ad aiutare la memoria, provare a collocare delle cose, ma essendo contemporaneo non c'è questo problema. Ed è evidente che ci sono vite anche future, che se tutto è presente, se ce ne sono, anche queste si muovono. L'esempio che facevamo una volta era quello di considerare la vita come un fotogramma e l'esistenza era un film. Quindi se prendi un solo fotogramma non c'è una connessione, ma se li fai scorrere insieme hai la storia che si sviluppa. Ecco, questo è questa condizione che conta. Poi non sono gli eventi, ma le cose che ci segnano, le cose che non si possono trasferire con le parole, perché diventano parte integrante della nostra personalità, delle nostre scelte, delle capacità, delle abilità magari sconosciute che abbiamo, che di colpo si rivelano. E quella è la cosa che...